Un affettuosissimo abbraccio fraterno a tutti, forte forte, seppure virtualmente. Siamo separati e lontani fisicamente, ma uniti strettamente ancora più di prima, nello spirito innanzitutto e nell'esperienza che ci accomuna. Tutti noi lo sappiamo bene e lo abbiamo imparato sulla nostra pelle che se il corpo separa, e lo abbiamo vissuto nell'esperienza con nostro figlio o con nostra figlia, lo spirito è capace di andare oltre, può penetrare nelle profondità del nostro essere, al cuore del nostro cuore. Certo, mi mancate, mi manca la gioia dell'incontro vero a cui eravamo abituati. Potervi ritrovare e sentire il vostro affetto, proprio sentire il vostro calore e il poter vivere questo nostro abituale stare insieme fraternamente come si faceva una volta. Manca tanto a me, ma immagino manchi anche a ciascuno di voi. Ma nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, sia quelle personali, sia quelle comunitarie, sono certa che questo nostro appuntamento annuale, il 29esimo per l'esattezza, qui proprio in questo spazio limitato che ci è consentito, ci sentiamo comunque un cuore solo e un'anima sola in cammino verso il cielo, dove ora sono i nostri cari, per scoprire insieme se è ancora possibile oggi qui sulla terra amare Gesù Cristo. Chiediamo allora allo Spirito un aiuto speciale anche ai nostri figli di liberarci da tutti i rumori, da tutte le preoccupazioni, da tutto ciò che ci portiamo appresso, che appesantisce il nostro cuore, proprio per trasformare il nostro piccolissimo cuore in un grande cuore capace di accogliere tutte le grandi cose che il Signore ha preparato per noi e che i nostri figli stanno vivendo già in questo tempo. Questa è la terza tappa di un cammino che abbiamo scandito appunto in 3 anni. Il primo anno abbiamo affrontato incontrare Gesù Cristo oggi, il secondo anno seguire Gesù Cristo oggi, che potete trovare nei video degli anni precedenti. Adesso, a conclusione di questo itinerario, entriamo nel cuore del cuore dell'incontro e della sequela, amare Gesù Cristo oggi. Ed è doveroso subito porci una domanda di fondo: è veramente ancora possibile oggi nella nostra società, nella nostra vita quotidiana, trovare un angolo di cielo e amare Gesù Cristo oggi, perché si ha la sensazione che sia scomparso da ogni orizzonte? Cioè, nella difficile situazione che noi già viviamo, appesantita ora da questo lockdown, da questo coronavirus, ecco, è ancora possibile oggi trovare un angolo di cielo, ecco, dove poter riscoprire le nostre radici cristiane, dove poter trovare la presenza viva del nostro Salvatore? La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche, ha detto Papa Francesco in una sua ultima udienza generale, si basa sull'amore. Innanzitutto l'amore di Dio che sempre ci precede. Lui ci ama per primo, Lui sempre ci precede nell'amore e nelle soluzioni. Lui ci ama incondizionatamente e quando accogliamo questo amore divino, allora possiamo rispondere in maniera simile. Sante parole. Essere cristiani infatti vuol dire principalmente amare Gesù Cristo e i fratelli come Lui ci ama. Lui è riflesso dell'amore del Padre. Ha vinto la morte, ha dato la sua vita per noi e per i nostri figli. Lui sempre ci precede nell'amore. E noi, come rispondiamo a quest'amore?
Il Vangelo ci mostra Gesù totalmente immerso nell'amore del Padre, sempre rivolto verso il Padre, sempre nel Padre, sempre intento a dire solo quello che il Padre aveva, dal Padre aveva udito, a compiere solo quanto il Padre gli aveva detto di fare, mettendo a disposizione tutto se stesso, la sua stessa vita. Amare Gesù significa desiderare ardentemente di essere come Lui. Significa ascoltare, accogliere, soprattutto amare e vivere la Sua parola e fare la Sua volontà, non la nostra. Fare bene ciò che Lui vuole, non fare del bene così in generale inventato da noi. Se uno mi ama, dice Gesù, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Gesù non ci chiede solo di osservare freddamente i suoi insegnamenti, ma di amarlo, perché amandolo veramente si compie ciò che lui vuole, cioè la sua parola, e facendo ciò che lui vuole, lo si ama veramente. La parola è viva, abitata dallo Spirito Santo, inzuppata dallo Spirito Santo, e Dio agisce in noi, dentro la parola che noi accogliamo. Nel versetto di Giovanni che abbiamo appena letto, Gesù rassicura i suoi discepoli e oggi ciascuno di noi della sua costante presenza anche dopo la sua morte. Non li ha lasciati soli, si sarebbe manifestato di nuovo in modo diverso, dando inizio ad una nuova sua presenza nello Spirito che è amore. È l'alleanza nuova ed eterna che i profeti avevano promesso e Gesù precisa anche le condizioni necessarie. Si sarebbe manifestato a coloro che lo amano. Quindi non in un cuore di pietra, chiuso, altezzoso, sospettoso, freddo, distaccato, ma in un cuore di carne, umile e fedele, che lo desidera, che lo accoglie, soprattutto in un cuore che lo ama, un cuore che si lascia riscaldare, plasmare dallo Spirito per divenire via via un tabernacolo vivente, la viva dimora della Trinità. Come discepoli allora, anche noi oggi non dobbiamo aspettare un dopo, un futuro, un al di là, per vivere questa straordinaria manifestazione divina. È già in noi ed è possibile realizzarla alle stesse condizioni, in coloro che lo amano. E questo vale anche nei confronti di tutti i nostri figli, che ora sono in Lui. Non dobbiamo aspettare un dopo, un futuro, quando anche noi saliremo in cielo per assaperare la presenza dei nostri amati figli in noi. Sono già qui con noi, per noi, in noi, in modo diverso, nello spirito, in un cuore che è umile e fedele, soprattutto che ama Gesù. Ma come avverrà questo? Qualcuno può chiedere. È la stessa domanda che pose Maria all'angelo al momento dell'annuncio nell'incarnazione, ricordate. L'angelo rispose: non temere Maria, lo Spirito Santo verrà su di te. Non temete mamma e papà che avete un figlio in cielo, ripete anche oggi l'angelo a noi, lo Spirito Santo verrà su di voi. Quindi anche noi, comunissime, fragilissime creature, sarà concesso un così grande miracolo alle stesse condizioni, quando Gesù occupa il primo posto nella nostra vita e noi saremo in Lui. Se ci pensiamo bene, questa straordinaria venuta nello Spirito che è amore e che è perfetta in Maria, che troviamo anche nell'esperienza di molti mistici e santi, non è poi così lontana dalla nostra, da quello cioè che anche noi abbiamo vissuto nei nostri affetti, nei rapporti più importanti che abbiamo avuto nel corso della nostra vita. Le parole di Gesù in fondo sono proprio quelle tipiche degli innamorati.
le stesse che hanno costituito la nostra coppia e in particolare la relazione d'amore che abbiamo avuto con nostro figlio, che si è poi purificata nel dolore e direi affinata ancora di più proprio durante la sua assenza. Infatti, se riflettiamo bene, ci accorgiamo che proprio nell'assenza che noi abbiamo scoperto più compiutamente il vero volto di nostro figlio o di nostra figlia, che abbiamo potuto ascoltare, percepire, amare senza possedere la vera essenza di nostro figlio e conservarla nel cuore. Il vuoto che ha lasciato si è riempito così di un'infinità di ricordi che lo hanno reso ancora più vivo in noi e intorno a noi, seppure in modo diverso. Se prima infatti il nostro ascolto, per quanto innamorato, percorreva vie esteriori soggette alla fretta, agli impegni, alle distrazioni del momento, nell'assenza l'ascolto avviene solo attraverso vie interiori che non consentono inutili distrazioni. È l'ascolto del cuore, fatto di parole silenziose, misteriose, intuizioni, complicità, empatia. È parte di un dialogo d'amore che percorre la via diretta del cuore a cuore. Chissà quante volte ci è capitato di custodire nel cuore le parole di nostro figlio, chissà quante volte le abbiamo fatte risuonare dentro senza sosta, in ogni momento del giorno e della notte, per renderle ancora più vive. Proprio come ha fatto Maria, che custodiva tutte queste parole meditandole nel suo cuore. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, dice infatti Gesù, dove la traduzione esatta è che la custodiscono. Infatti, quanti diari ho avuto il privilegio di leggere e rileggere insieme a voi, spesso proprio nella stanza del figlio, per cercare di interpretare quella particolare parola, quella frase, quella poesia scritta dal figlio che la mamma e il papà conservava gelosamente dentro di sé. Ebbene, quelle parole custodite nel cuore, sigillate con tanto amore, rivelavano il suo nuovo volto, riempivano quell'assenza dolorosa della sua nuova presenza in mezzo a noi. In quei momenti così intimi e intensi sono state infatti quelle parole ricordate, cioè riportate al cuore, che ci hanno permesso di raggiungerlo, di dimorare in lui, nel suo nuovo mondo di amore e nello stesso tempo di sentire il suo cuore vivo e palpitante dentro di noi, dimorare in noi, noi in lui e lui in noi, in una nuova comunione di amore che rendeva il nostro figlio vivo lì, presente con noi, seppure in modo diverso, un miracolo d'amore dello Spirito Santo. Ma noi ce ne siamo accorti.